effettivo del nuovo servizio e della nuova tipologia di raccolta. In sinergia che stiamo fatto sia all'interno del nostro lavoro precedentemente con l'azienda. Parte il nuovo sistema di raccolta, Tecnoservice ha vinto il ricorso al TAR che era stato fatto e si parte con la dotazione di nuovi mezzi. Nuovi mezzi sono già stati messi sul territorio, sono già operanti i nuovi automezzi, li stiamo dotando adesso dei sistemi di pesatura, appunto per risolvere problemi che abbiamo già illustrato, che sono quelli di poter pesare con i rifiuti di ogni singolo comune. E invece partirà a maggio, adesso a breve, la distribuzione dei carrellati e dei contenitori e pattumelle da dare alla popolazione per poter effettuare correttamente la raccolta differenziata. Il territorio, essendo molto vasto e soprattutto dal punto di vista chilometrico anche esteso, è stato diviso in gruppi. Sono stati definiti 6 gruppi che dividono tutti i 51 comuni del consorzio canavesano e partiremo dai comuni che oggi hanno un tasso di raccolta differenziata più basso e che sono anche dal punto di vista del numero degli abitanti più pesanti, che hanno più abitanti, e sono i comuni principali che sono Castellamonte, Quarnier, Rivarolo, Salassa. E cambierà anche la distribuzione, in quanto verranno comunque costituiti degli info point e i cittadini andranno a ritirare quelli che sono i cassonetti, le pattumelle, e questo consentirà anche una geolocalizzazione degli indirizzi delle case. Sì, il sistema che abbiamo identificato è quello che nella nostra esperienza è il più efficace, più veloce, siccome i tempi sono stretti. La maggior parte della distribuzione verrà fatta attraverso questi info point, dove i cittadini si recheranno e in pochissimi minuti, in un minuto, gli verranno date i nuovi contenitori con tutto il materiale informativo necessario, i calendari e il vocabolario dei rifiuti, in maniera da sapere correttamente dove andare a distribuire le varie tipologie di rifiuto. E questo viene fatto in questi info point. Poi è chiaro che per quei cittadini che sono in condizioni particolari, vedremo di raggiungerli presso le loro abitazioni in maniera da non farli venire fino da noi, ma contiamo che l'80% della distribuzione venga effettuato attraverso questi info point. Si cerca quindi di indirizzare la raccolta per raggiungere gli obiettivi e migliorarla, quindi? Sì, nella nostra esperienza, una volta che questo sistema di contenitori dati alle singole persone e identificati attraverso l'RFID, che è il chip che è messo in ogni cassonetto apposta per poter poi effettuare la rendicontazione degli svuotamenti, confidiamo che questo sistema che ormai abbiamo consolidato in tutta Italia ci faccia raggiungere delle percentuali sicuramente intorno al 70% di raccolta differenziata minimo. Si parte con la nuova modalità di raccolta, questa volta riusciremo ad avere in canavese una raccolta puntuale, seria e corretta? Sì, noi siamo molto fiduciosi sull'avvio del servizio e soprattutto sul raggiungimento in tempi rapidi di valori di raccolta differenziata ottimali. Vogliamo che questo territorio diventi un fiore all'occhiello, sappiamo che i cittadini ne sono in grado, che sono molto attenti all'ambiente e che sono anche collaborativi, così come le amministrazioni locali, quindi siamo davvero fiduciosi che questa sia la volta buona per portare a regime anche questa parte di territorio del nostro consorzio. Diversi comuni si sono proposti anche per la nascita di nuove aree ecologiche. Sì, allora attualmente per quanto prevede l'appalto sono 9 le aree che dovremo creare. Le amministrazioni che avevano dato disponibilità nella fase iniziale dell'appalto hanno confermato, ci sono già stati dei sopralluoghi, ora verificheremo tutte le questioni meramente tecniche per vedere dove effettivamente possono essere realizzate queste aree, ma siamo certi che molte di queste verranno sicuramente realizzate. Un modo quindi per agevolare il cittadino che non dovrà sempre correre e recarsi semplicemente a Castellamonte, all'Equicentro Maggiore.
Sì, la presenza dei centri di raccolta sarà un vantaggio sia per quei comuni che le possiedono che anche per i territori limitrofi, perché vediamo che l'esperienza è quella soprattutto di una certa tipologia di rifiuti, che è vero che viene anche raccolta in giornate di raccolta dedicate piuttosto che di un servizio porta a porta come possono essere gli ingombranti, ma avere un punto di riferimento fisso dove il cittadino può recarsi a portarle è comunque un ulteriore servizio molto utile e apprezzato negli altri territori, quindi pensiamo che sarà così anche per quest'area.